Una sfida in un territorio per molti versi simile a quello nel quale ha agito e lavorato per 28 anni e per questo ancora più insidioso, è pronto ad intraprendere il suo nuovo percorso a Vibo Valentia Tito Emanuele Cicero, nuovo primo dirigente della squadra mobile della città capoluogo. Catanese di origini, raccoglie il testimone di un suo conterraneo, il messinese Orazio Marini, vicequestore aggiunto, arrivato a Vibo nel 2013. Tito Emanuele Cicero inizia il suo percorso consapevole della difficoltà del compito affidatogli in uno dei territori più caldi e attivi della Calabria sotto il profilo criminale. Ieri ha incontrato i giornalisti negli uffici della questura vibonese. Al suo fianco il questore Bonfiglio, insediatosi ai vertici del presidio di sicurezza appena 4 mesi fa. Dovrò studiare un diverso tipo di criminalità, dovrò chiaramente adattarmi da un punto di vista investigativo anche a quella che è questo nuovo contesto. So già, per aver parlato con i miei collaboratori e per avere anche consultato dei colleghi di maggiore esperienza, che mi troverò di fronte a dinamiche probabilmente diverse da quelle sulle quali fino ad oggi ho investigato. È sicuramente un banco di prova importante con il quale cercherò di confrontarmi con entusiasmo.